tutti insieme qui all'isola che non c'è. Voglio chiamare qui vicino a me proprio, diciamo, la mascotte del programma, proprio Peter Pan. Vieni Peter, buonasera, ciao, vieni, vieni, come stai? Tutto bene? È passata l'influenza? Sì, sì. Però in compenso sai a chi è venuta l'influenza? Indovina un po'. Boh, tu non lo puoi sapere giustamente perché lui, amici cari, nelle puntate precedenti è stato naturalmente influenzato e quindi non ha potuto seguire nemmeno da casa quello che è accaduto qui. Diamo la possibilità a due piccoli nuovi amici, di cui uno di loro diventerà campione e giustamente poi rientrerà nuovamente il campione appena si ristabilirà. E allora amici, vogliamo conoscere subito i concorrenti di questa sera. Vai Peter e vagli a recuperare dal mondo umano, vai. Vai, vediamo un po' i concorrenti di questa sera. Vai, vai, tirali Peter, tirali. Portali qui. Domenico, ciao, buonasera e benvenuto. Il microfono ce l'hai qui. Domenico, tu da dove arrivi? Da Sant'Agata dei Goti. Da Sant'Agata dei Goti. E scopriamo chi sarà il tuo avversario. Vediamo un po' se è femminuccio o maschietto. Vai Peter, dietro la propria postazione. Buonasera e Ludovica, benvenuta. Tu arrivi anche tu da Sant'Agata dei Goti. Sì. Siete cugini? Sì. Ah, quindi perfetto, nuovamente ritornano i cugini in scena. Nelle puntate precedenti abbiamo avuto anche Harry Potter, che erano i due cugini, Alfonso ed Harry Potter. E allora proviamo un po' un attimo le postazioni. Accende Domenico, s'accende, rispegni. Ludovica, accende e rispegne, va benissimo. Amici, siamo quindi pronti per una nuova sfida all'isola che non c'è. Restate con noi, giusto il tempo di gustarci un po' di pubblicità. Nuovamente qui all'isola che non c'è, chiamo Peter vicino a me perché giustamente dovrà aprire lo scrigno, come tu sai anche Wendy lo ha fatto, e le quattro buste di cui uno dei due concorrenti farà scegliere una delle quattro buste. Ma perché amici una di queste quattro buste? Perché all'interno c'è un punteggio a monete, quindi noi andremo a capire questa prima manche di gioco, scrigno verde, i nostri concorrenti per ogni domanda giusta per quante monete conquisteranno. Quindi la numero uno, mettiti lì Peter, fai vedere le buste, una, due, tre o quattro, diamo la scelta a Ludovica di scegliere una di queste buste, numero uno, numero due, tre o quattro, facciamole vedere i numeri, sono numerati Peter. Ecco, quindi quale vuoi scegliere Ludovica? Numero 2. La numero 2 per Ludovica. Vediamo un po', le altre ritornano nuovamente all'interno dello scrigno. Vediamo questa manche di gioco. Per quanti punteggi ogni risposta giusta, questa manche di gioco e 10 monete. Quindi ogni risposta giusta conquisterete 10 monete, va bene? Allora diciamo mettiamo anche, no, questo lo mettiamo un attimo qui sopra. E amici cari, non è finita qui perché loro diciamo hanno anche comunque un bonus, possono conquistarlo perché sullo schermo tra pochissimo vedremo Wendy quali sono i tre oggetti di questa puntata dello scrigno verde che devono trovare. Su sei domande almeno quattro risposte giuste per conquistare il bonus, nonché il jolly che vi porterà Peter e sarà utilizzato nel caso che diciamo state perdendo una manche di gioco e quindi potete rifarvi con il jolly. E noi siamo pronti anche naturalmente con la grafica, andiamo con la prima domanda, scrigno verde. Però un attimo, vediamo prima Wendy, eccola qui Wendy, vediamo il bonus per quanto ammonta e gli oggetti che dovete trovare. Vediamo Wendy cosa ci dice. Benvenuti piccoli amici, io sono Wendy e questa è l'isola dove non si diventa mai adulti.
Il primo bonus di questa prima manche di gioco è di ben 160 monete. Aiutiamo Peter a trovare un ciondolo di roci, un libro e una mela. Eccoci qua, quindi sappiamo anche il bonus. Ingrandiamo. Vediamo un po'. Qual è il vero nome di Toro Seduto tradotto correttamente? A. Bisonte alzato. B. Bisonte solitario. C. Bisonte seduto. E mi sa Domenico che ha... Bisonte seduto. Bisonte seduto. Vediamo la risposta, se è quella giusta. Se è Bisonte seduto. Bisonte seduto. Quindi conquista la prima moneta Domenico. Ok, altre tre monetine Domenico e ti conquisti anche gli oggetti richiesti da Wendy, eh? Quindi ti raccomando, concentrazione. Andiamo amici con la seconda domanda. In che anno morì Toro Seduto? A. 1890, B. 1883, C. 1899. Ludovica. 1890. 1890, confermi? Sì. Ok, va bene, vediamo se è 1890, se andate sul pareggio per questa prima manche di gioco, vediamo un attimo. Eh sì, un applauso, monetina Ludovica, e andiamo avanti, passiamo alla terza domanda. Scrigno verde. La scrittrice Ilaria Gaspari recitò per un'unica volta Peter Pan e aveva A. 12 anni, B. 7 anni, C. 16 anni. Ludovica. 7 anni. Confermi 7 sì. anni, vediamo se è giusta la risposta. Sette anni, un applauso e conquista una seconda monetina. Ludovica quindi si avvicina per gli oggetti, per la conquista degli oggetti richiesti. La parola like poets significa A. poeti del lago, B. poeti del fiume, C. poeti cattivi. Domenico. Poeti del lago. Poeti del lago, vediamo un attimo la risposta. 3, 2, 1, azione, vediamo un po'. Poeti del lago, un applauso, conquista un'altra monetina anche Domenico. Andiamo con la quinta domanda dello scrigno verde. Quinta domanda, vediamo cosa ci riserva questa prossima domanda, se è difficile o meno. I mantelli di Uncino sono A. giallo e verde, B. rosso e blu, C. bianco e nero. Ludovica. Rosso e blu. Rosso e blu, vediamo la risposta. Preparati Peter a mettere la monetina a Ludovica. Rosso e blu, un applauso. Formidabile Ludovica. Continua con l'ultima domanda di questa prima manche di gioco. Sì, sesta domanda. Vediamo un attimo. Rispegnete le postazioni. Le postazioni dovete accendere dopo che io vi ho dato le tre risposte, ok? Che se no non sono valide. Chi ha rapito il guardiano della polvere di fata? A. Piuma, B. la regina nera, C. Capitan Uncino. Domenico. Capitan Uncino. Vediamo se Capitan Uncino. Capitan Uncino, quindi conquista anche Domenico. Quindi questa manche di gioco indubbiamente amici se la giudicano entrambi i concorrenti, un applauso. E quindi diciamo amici, questa prima manche di gioco entrambi i nostri piccoli amici qui all'isola che non c'è hanno conquistato le monete e automaticamente chiamo Peter per la scelta delle prossime buste. Sono rimaste tre buste, quindi ancora tre manche di gioco amici. Ludovica, quale scegli di queste tre? Numero 4. Numero 4, vediamo un po' la numero 4. Da questa manche di gioco per ogni risposta giusta 30 monete, un applauso. È un bel punteggio.
e scopriamo anche il bonus a quanto ammonta. La prossima mancia di gioco vale ben 120 monete. Dobbiamo aiutare a Peter a trovare il suo pugnale, cavalluccio di legno e una foglia. E quindi, amici, abbiamo visto anche il bonus a quanto ammonta per questa seconda manche di gioco scrigno blu, ed è il momento di aprire lo scrigno blu con la prima domanda. Vediamo. Prima che Peter Pan arrivasse a Neverland, Capitan Uncino già esisteva, sì o no? Quindi la A o la B? Domenico. No. Vediamo se è corretto. È giusta. Parte velocemente anche il suo Jolly, che viene consegnato da Peter in persona. Un applauso! E conquista il Jolly di questa seconda manche degli oggetti richiesti appunto da Peter tramite la nostra Wendy, che abbiamo visto prima. E andiamo alla seconda domanda. Vediamo la seconda domanda. Ma a Neverland, prima che arrivasse Peter, c'era solo un giovane capitano che si chiamava James Bellamy. B. Samuel Bellamy. C. John Hawkins. La B o la C? Domenico? A. La. Vediamo un po' se è corretta. E James Bellamy. Ok, un'altra monetina. E amici, siamo all'ultima domanda. L'ultima domanda c'è? Poche chance per la nostra Ludovica. La parola Tinkerbell, tradotta in italiano, significa A, suonare, B, C, campanellino. Si è prenotato prima? Peter mi dice Domenico, ancora prenotato col Jolly. Campanellino. Vediamo se la risposta è giusta. Campanellino, un applauso, ancora un'altra moneta per lui. Sì, spegnete nuovamente le postazioni. E c'è la quarta domanda, vediamo cosa ci riserva il quizzone, Peter. Chi raggiunge l'isola che non c'è tramite un fagiolo magico? A, il signor Darwin. B, Nana. C, Malcolm e il figlio Tremotino. Prenotato ancora Domenico? C. La C, vediamo un attimo. Ed esatto, un applauso. Dove si può raccogliere la polvere magica? A, sulla cima di una montagna. B, sui rami più alti di un albero dove ci sono dei fiori. C, in una grotta dove si rifugiano alcune volte le fate. Chi è che si è prenotato prima? Ludovica. La B. Vediamo un attimo. Vediamo se è giusto. Ed esatto, un applauso ancora. Vediamo un po' cosa succede. È l'ultima, sì. I ragazzi derubano in una gioielleria, B, merceria, C, negozio di antichità. Ludovica. B. Vediamo se è B, se la risposta è quella giusta. Negozio di antichità, niente da fare. Ok amici, senza dubbio questa seconda manche di gioco se la giudica Domenico, un applauso. Il suo Jolly sempre depositato, che nel corso della puntata, nel caso che stai perdendo una manche di gioco, lo puoi utilizzare per recuperare. Per il tuo giorno più bello, scegli Orchidea Cerimonie.
Da Orchidea troverai cortesia e professionalità. Vieni a scegliere la bomboniera per la tua cerimonia, il regalo perfetto per ogni occasione e la lista nozze per arredare la tua casa. E siamo amici alla terza manche di gioco Scrigno Rosso. Il nostro Peter Pan dovrà prendere le buste che rimangono all'interno dello scrigno per scoprire questa terza manche di gioco a quanto ammonterà per ogni risposta giusta il bottino di Capitan Uncino. Vediamo. Peter non riesce a trovare il suo arco, il suo pugnale e la sua arpa. Allora, 3 o 1, Ludovica? 1. 1, vediamo un po'. Così gioca per 8 monete. Quindi questa manche di gioco, ogni domanda giusta sarà 8 monete. Andiamo con la prima domanda. Scrigno rosso. Vero pirata, cosa evita sempre di fare? A, il bucato, B, di non pulire mai, C, di... Chi è che si è prenotato per prima? Domenico. B, vediamo. Vediamo un attimo se è corretta. Ed era B, quindi la conquista la prima monetina, con i suoi punteggi. Andiamo naturalmente alla seconda domanda. E accendete la postazione sempre dopo che vi ho dato le tre risposte, se no praticamente faccio rispondere all'altro concorrente. Sì, vai. Scrigno rosso. Capitan Uncino costringerà a pulire il suo vascello A a Wendy, B a Michael, C a Peter Pan. Ecco, se Ludovica si è prenotata prima. Wendy. Quindi confermi la Wendy. Vediamo. Ed è Wendy, quindi conquista anche Ludovica la sua prima monetina. E andiamo, continuiamo, e la volta della terza domanda. Aprendo lo scrigno sembrerebbe che contiene A, il bottino di guerra, B, tantissimo oro, C, un granello di sabbia. Chi si è prenotato prima? Questa volta Domenico. A. Il bottino di guerra. Potrebbe essere. Vediamo. Ed è il bottino di guerra. Domenico, una nuova monetina per lui. Andiamo alla quarta domanda. La scena con il vascello di Capitan Uncino è stata girata A, nel Mar Nero, B, nel Mar Adriatico, C, nel Mar dei Caraibi. Domenico, ancora prenotato lui? C. La C, vediamo un attimo se è giusto. Ed è Mar dei Caraibi. Un applauso a Domenico e continuiamo per la volta della domanda numero 5. Scrigno rosso. La banda dei ragazzi sono a servizio di un A, spadaccino, B, una strega, C, una ricca signora. Ludovica. Una spadaccino. Spadaccino, quindi la vediamo. Spadaccino, un applauso. Ludovica conquista la sua seconda monetina all'interno dei nostri glass, bicchieri, diciamo, dell'isola che non c'è. Hanno qualcosa di particolare, che si riesce a scrivere il nome e poi a farlo scomparire il nome. Ok, e quindi diciamo senza dubbi siamo all'ultima. Però diciamo senza dubbi, io dicevo, era in vantaggio Domenico.
Pugna è chiamato anche A, burlone, B, mi, G, testa di rappa. Chi si è prenotato prima? Domenico. B. B, vediamo un attimo se è B. Spegnete le postazioni. E la B, ok. E quindi amici, senza dubbi, questa terza manche di gioco se la conquista Domenico. Un applauso. Ultima manche di gioco, amici, si gioca allo scrigno d'oro. Quindi nuovamente Peter verso lo scrigno per recuperare l'ultima busta e il suo complessivo punteggio. Vieni, vieni, non ci serve che naturalmente scelga la busta, perché si sa, è rimasta la 3. Ben 5 monete per ogni risposta giusta. È il momento di vedere che a quanto ammonta il bonus e quali sono i prossimi oggetti che dovete trovare. Vediamo Wendy cosa c'ha da dirci. Vediamo. Amici, la prossima manche di gioco vale. Dobbiamo aiutare a Peter a trovare un anello, una fionda e una noce. Quindi vediamo la prima domanda. Io d'oro. La parola equipaggio significa A, un gruppo di poche persone, B, un gruppo di massimo 4 persone, C, un gruppo di più persone. Prenotato prima? C. La C, Ludovica, almeno è stato un attimo, pochi secondi, riuscita. Un gruppo di più persone. Andiamo con la seconda domanda. Non mordete e fate attenzione. Un equipaggio, ovvero squadra, viene generalmente usata per chi lavora a bordo A, di una carrozza, B, di una vespa, C, di una nave. Chi si è prenotato prima? C. Ancora Ludovica. Vediamo un po' se è giusta. Ed è la C, quindi conquista una seconda monetina. Domenico sta sempre col suo bonus, che è sempre pronto, che può utilizzarlo. Andiamo con la terza domanda. Trilli, il segreto delle ali è un film genere animazione del 2012, B 2015, C 2003. Questo è un po' difficile, ma loro ci riusciranno. Domenico. Ah. Vediamo un po' se è 2012. Questo è fresco, questo film di animazione. 2012, vediamo. 2012, quindi Domenico conquista la sua prima monetina. Si continua. No, è sempre la prima questa, perché è il bonus. 4, Vediamo. Andiamo avanti velocemente. Trilli, per affrontare il freddo, mette le sue ali A, tra le foglie, B, in un cappello di lana, C, sotto il cappotto. Ludovica. Tra le foglie. Tra le foglie, vediamo un attimo se la risposta è giusta. No, è sbagliata, sotto il cappotto era la C, mi dispiace. Andiamo avanti, mordete. C'è ancora la possibilità di recuperare. Quinta domanda, scrigno d'oro. Vediamo un attimo. I cestini all'isola che non c'è, a cosa serviranno? A, a portare l'inverno nel mondo fermo, B, a portare tanto vento nel mondo fermo. Si è prenotato? Devi stare attento, Peter. Domenico.
vediamo un attimo se è quella giusta. E a portare l'inverno nel mondo fermo. Ultima domanda, fate attenzione, questa sarà un po' difficile, quest'ultima domanda sarà un po' difficile, vediamo. Trilli è una fata del freddo, B, sole o C, del caldo? Chi si è prenotato prima? La verità io. Domenico, era già pronto. Domenico, allora la risposta. Vai Domenico. C. Vediamo se è giusto. Ed è la C, ok. Perfettamente, allora amici, e senza dubbi quest'ultima manche di gioco se la giudica anche Domenico. Allora, con Ludovica ci dobbiamo salutare, però Ludovica, tu hai seguito penso qualche puntata, già sai perfettamente che ci salutiamo naturalmente con un premio di consolazione dell'isola qui che non c'è, e seguimi, e qui all'interno della nostra vetrina finale ci sono anche dei gadget, praticamente che tu ne puoi scegliere uno. Allora, sono questi cuoricini, ci sono delle collane, puoi scegliere una di queste collane oppure un tappetino mouse, per il mouse, o questi qua, praticamente anche questi giochi qua, vedi questa specie di pistola, non lo so che cos'è, qualcosa di particolare, oppure anche questa qui del mondo di Patti, vedi tu quale vuoi. Va bene? Ci sono anche delle palline bellissime per Natale, tutte fatte a mano, vedi? Queste qua. Allora prendo queste. Prendi queste? Sì. Va bene. Ok, allora grazie Ludovica, vuoi salutare qualcuno? Tutti quelli che ti conoscono. Ok, va bene. Ciao. Grazie e resta con noi qui, continua a seguire le nostre puntate, ok? Puoi andare, grazie. E naturalmente amici, io sono qui con il campione di puntate, il nuovo campione che è Domenico. Sei emozionato Domenico? Molto, però non sembra, dall'apparenza non sembra che sei molto emozionato. Allora, come tu sai, c'è il paroliere finale, c'hai un tempo di 1 minuto e 20 secondi, se riesci a dare 8 risposte giuste ci sono 3 bei premi consistenti nella vetrina, di cui uno sarà tuo, lo porterai subito a casa. Chi è che piange quando scopre Peter che ha trovato una mamma? Capitano Uncino. Wendy inizia a cucinare all'età di? 10 anni. Peter rappresenta innanzitutto il fratello di? Chi è che piange quando scopre Peter che ha trovato una mamma? Capitano Uncino. Wendy inizia a cucinare all'età di? 10 anni. Peter rappresenta innanzitutto il fratello di? Billy. Barry. Peter cade nella solitudine e si circonda di? Bambini sperduti. Il personaggio di Peter Pan è il risultato della fusione di? Due figure. La ninfa Penelope a chi rifiutò appena nacque a causa del suo aspetto? Peter Pan. La bandiera di Uncino rappresentava? Un teschio. Chi dorme con il suo pupazzo? Wendy. E allora senza dubbio amici, il nuovo campione è Domenico, un applauso, è riuscito a rispondere correttamente alle 8 domande a meno di 1 minuto e 20 secondi. Diciamo, tu vieni all'interno della nostra vetrina premi e mettiamoci qua e ti elenco praticamente i premi che tu c'hai disponibili per questa puntata di partecipazione. Il mondo dei bambini che ha inserito un bellissimo cesto natalizio di cui praticamente ci sono, c'è anche la sveglia, questa qua dei Winnie the Pooh, non lo so che cos'è, sì, sarà proprio lei. Del mondo dei bambini lo trovate a Sant'Agata dei Goti. Numero 2 di premio c'è questo bellissimo CD player, lettore CD, offerto da Ferramento Oropallo a Sant'Agata dei Goti. E come terzo premio abbiamo quella stupenda fatina offerta da Artemia a Sant'Agata dei Goti. Quindi devi decidere se portare a casa premio numero 1, premio numero 2 o premio numero 3, la fatina del mondo incantato. Quale scegli? Ok, prendili tutti e due. Un applauso.
facciamo anche la pubblicità, del mondo dei bambini. Vieni al centro, portiamoci al centro. E quindi noi nuovamente insieme con il nuovo campione alla prossima puntata. Grazie di averci seguito e dall'isola che non c'è vi saluta Domenico, Miki e vieni Peter. Ciao. Ciao. Ok, ci vediamo alla prossima puntata, amici.